Hai visto che bombarda? Hai visto come è fatta avanti? Voglio dire, scusa, ma se prendiamo la Mondadori, almeno potrebbero darci le sganze, voglio dire, almeno quelle, scusa, hanno perso le elezioni, prendiamogli le donne, scusa, facciamo qualcosa, guarda quella, sì, deve essere tutta profumata. Lo sai che quelle di Alleanza Democratica si radono davanti? Senta! Ora è in onda! La Pivetti, la Pivetti! Guarda, la Pivetti! Io queste schifezze! Io, la Pivetti, ci lascia fare la trasmissione! Guarda, la Pivetti ci vai 3-4 volte a messa, la quinta... Secondo me, intese sono messe, ti devi sudare, ma dopo... Guarda, per esempio, sai che così vai dietro e gli dici la sola religione è quella del biscione, bella, leghista, andiamo subito! Allora, ma che siamo in caserma? Scusate, ma come si permette? Scusate, benvenuta a questa edizione del TG, dunque, cosa sta succedendo? Franca Yolanda dovrebbe esserci in questo momento un collegamento, con la... Ma che cosa? TG Imperiale! La P2 non è stata arrestata, invece Tina Anselmi 25 anni per disturbo alla quiete pubblica. Ecco, scusate, prendiamo la lezione del nostro TG. Sta giù, dopo, scusate. Si vergogni, guarda cosa insegna ai bambini, già da piccoli. E per essere bambine! Franca, Yolanda, ecco, la mandare con questo telegiornale. Dunque, la situazione al Senato, non ve lo nascondo, è molto grave. Come sapete, ieri ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a far passare Scognamiglio, ma l'atteggiamento dell'opposizione è veramente intollerabile. Ora, l'opposizione può essere utile, può essere stimolante, ma quando si vota, si vota. Ecco, in un paese civile, quando c'è una minoranza così, una maggioranza così, la minoranza dovrebbe avere il pudore di restare a casa, non dovrebbe presentarsi a fare votazioni. Franca, tu l'hai mai fatto sulla sera a stiro? No, scusa, sono andato fuori tema. Dunque, ecco, cosa fare a questo punto? La situazione in Senato è molto grave. L'imperatore, dottor... Esci un attimo, per saluto, ascolta. Silvio Berlusconi ha proposto varie soluzioni, sta esaminando varie soluzioni per risolvere appunto il problema del Senato. In questo caso, il Senato come si risolve? Dunque, prima sciogliere il Senato e rifare le elezioni per il Senato, ma questo è molto costoso come operazione. Ma siccome la parte del Senato, cioè la parte dei progressisti che non funziona, io direi di sciogliere soltanto quella, cioè sciogliamo metà Senato e rifacciamo le elezioni soltanto per quella parte del Senato, poi di quella metà e metà, sciogliamo l'altra metà, alla fine piano piano con questa operazione di drenaggio avremo un Senato molto compatto che può finalmente votare compattamente in questi casi, oppure vendiamo la standa e ci compriamo 3-4 senatori a vita che durano abbastanza. Queste sono le proposte attualmente di Silvio Berlusconi. Molto interessante e democratico. Senta, adesso perché non mette a letto il bambino e ci lascia? No, scusa, sul ha letto il bambino, spero anche la bambina vuole partecipare. No, dunque, sul serio, adesso, scusa, Franca, se posso vedere più tardi. No, ecco, la parliamo più tardi. Ecco, la questione è molto preoccupante. Io sono preoccupato per il dottor imperatore Salvatore Invitore della Patria Silvio Berlusconi. Perché dico questo? Vorrei essere d'aiuto, ecco, mi sento lontano, vorrei venire a Roma. Finché era qui io potevo aiutarlo, potevo fare i servizi, ma adesso è sempre in giro, è difficile. È difficile leccare un culo quando è in movimento, perché non si vede. Capisco, grazie. Scusate. E allora scusa, però siccome almeno scusa, ecco scusa. La prego, risparmiarci. E siccome però la nostra azienda in questo momento si passa molto male, è molto sotto accusa, addirittura Titti Parenti, la nostra traditrice, ci ha accusato di avere infiltrazioni mafiose, anche tu Titti, figli miei, d'accordo, allora dopo la Pivetti noi vogliamo far vedere che anche Forza Italia ha proposto il nuovo capo dell'antimafia della Seconda Repubblica, è giovanissimo, pensate, a 8 anni, ha interrotto le scuole elementari per impegnarsi seriamente contro la mafia, mi sembra un grandissimo sforzo. È con noi il giovane Michelino, ecco, adesso può uscire. Saluta. Non ti chiedo, non lo devo dire. Saluta semplicemente, saluta l'imperatore, il sole. Molto bene. Allora, dottore, dottor Michelino, lei in tutti questi anni, vogliamo sfatare questo mito della mafia, ha mai sentito Silvio Berlusconi interessarsi anche soltanto vagamente della Sicilia e della mafia? Ma giuro. Al dottor imperatore Silvio Berlusconi gliene può mai fregare qualcosa, gliene è mai fregato qualcosa, anche solo lontanamente della Sicilia, dei problemi della Sicilia e della mafia? No, vogliamo dire qua, la Sicilia non ce ne frega, non ce ne frega niente che se la tenga. Comunque, se hai incontrato un mafioso, il programma di Berlusconi parla molto chiaro. Perché è stata istituita una forma fondamentale di autodifesa che è l'arte marziale del biscione, dalla quale vogliamo dare adesso un esempio. Racconta che sono un mafioso. Franca! Yolanda! Vediamo, scusa, vince di ciò! Vediamo, sarebbe un botto o qualcosa di anale. Guarda, c'è Medo Arcole. Franca! Ecco, vedete com'è funzionale.
Ah, molto bene, molto bene. Abbiamo Meteo Arcore, il sole sorge, dovrebbe sorgere, ecco, alle 7.40, domani Santa Costituzione Martire. Ecco, dovrebbe sorgere alle 7.40 e tramontare in Cuba Spadolini e quelli che l'hanno votato. Ecco, scusa, cosa stai facendo tu? Cosa stai facendo?